e le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le 320 gli iscritti per la 22esima edizione del Freedom Trail, che si sono messi in marcia sui sentieri tracciati dalla Resistenza. Buon cammino, buon sentiero. Tre giorni di marcia da Sulmona a Casoli per il Sentiero della Libertà, il 26, 27 e 28 aprile, 60 chilometri da coprire partendo dalla città di Ovidio fino ad arrivare a Casoli, con soste a Campo di Giove e Taranta Peligna. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Quest'anno ricorre l'80° anniversario della traversata di Carlo Azeglio Ciampi, che ne ha lasciato testimonianza nel suo diario riportato nel libro Sul Sentiero della Libertà. Il cammino continua, il cammino del sentiero continua. Continua il cammino di tutti noi, perché la memoria va tenuta sempre viva, giorno dopo giorno. La memoria di chi ha combattuto prima di noi per conquistare libertà, democrazia, i valori fondanti della nostra Repubblica, e per chi continua a battersi per la libertà e la democrazia. Anche quest'anno una grande partecipazione. Sì, tantissimi ragazzi, e quello è il nostro, diciamo, è l'importante per noi. A noi interessa che la memoria venga trasmessa e che ci sia un ponte tra le generazioni. Tanti giovani, ci sono anche persone venute da tutta Italia come al solito, anche da paesi stranieri. C'è anche il figlio di un ex prigioniero arrivato dall'Inghilterra per rivedere i luoghi e le persone, i nipoti, i pronipoti di coloro che aiutarono suo padre, che era stato prigioniero nel campo 78. Aiuto che hanno dato, pane eccetera. Sono già venuto in Sulmona per fare la gita e mi piace molto tornare e trovare la gente qua. Credo che sia la manifestazione più bella per la celebrazione di una parte di resistenza invisibile che senza clamori ha realizzato un'opera di patriottismo assolutamente enorme e che ci ha consentito di diventare una nazione libera. Cosa significa per te questo Freedom Trail? Questo Freedom Trail è un'esperienza molto importante, significa molto. E, ho voluto sempre farlo, quindi è anche una buona esperienza per capire quello che hanno provato anche altre persone. È un'esperienza che insegna molto, ovviamente, perché ci fa capire cosa è successo in passato e ci fa capire gli errori da non ripetere. Un'opportunità per sperimentare quello che tantissime persone prima di noi hanno provato sulla vera pelle, anche se in modo un po' più delicato. Fare un percorso per ricordare quello che è accaduto nel passato e farlo anche con amici, genitori, parenti, insomma con le persone a cui vogliamo bene.